probabilmente l'incontro con Ulisse è il più importante del poema. È quello, in particolare, nel quale Dante, cioè, mette a fuoco ciò che caratterizza in specifico il suo viaggio, il viaggio raccontato appunto nel poema. L'importanza di Ulisse è testimoniata, fra l'altro, dalla grande frequenza di richiami a questo incontro e a Ulisse in generale, presenti poi nel poema, disseminati nel poema, prima e dopo dell'incontro stesso. Già nel primo canto dell'Inferno, quindi nel canto proemiale, sulle soglie del poema, Dante introduce un sottile e tuttavia significativo rimando all'avventura che poi Ulisse racconterà in questo 26esimo canto dell'Inferno. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. La seconda similitudine del poema descrive infatti la difficoltà di Dante nel primo canto dell'Inferno, la difficoltà di Dante all'interno della selva e la speranza di riuscire a salvarsi dalla selva approdando, è il caso di dirlo, alle pendici del colle illuminato dal sole, come la situazione di qualcuno che ha rischiato di affogare e si è riuscito invece miracolosamente a mettersi in salvo. Non può essere casuale il fatto che, dovendo affrontare la propria speciale navigazione, il proprio viaggio avventuroso, Dante introduca subito sulle soglie del poema il rimando a qualcuno che ha rischiato di affogare e che sia riuscito invece a salvarsene. Ulisse, nel 26esimo dell'Inferno, porterà in scena un modello di viaggio nel quale invece l'affogamento è la conclusione inevitabile. Già in quel modo, quindi, Dante sembra dirci: il mio modo di concepire il viaggio e il mio modo quindi di concepire la vita, la conoscenza e tutto il resto permettono di salvarsi. Il modo di Ulisse è invece un modo che non ha salvezza, che non offre l'opportunità di uscire dal mare.